Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, sono Nicodemo Fabiano, questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Siamo arrivati a venerdì e in questo venerdì, noi a 21, noi concluderemo le letture del Salmo, di tutti i Salmi, quindi noi andiamo nel Salmo 148, 149 e 150. Salmo 148, parola del nostro Signore. Alleluia. Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nei luoghi altissimi. Lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutti i suoi eserciti, lodatelo sole e luna, lodatelo voi tutte stelle lucenti, lodatelo cieli dei cieli e voi acque al di sopra dei cieli. Tutte queste cose lodino il nome del Signore perché Egli comandò e furono create. Ed Egli le ha stabilite in eterno, ha dato loro una legge che non sarà trasgredita. Lodate il Signore dal fondo della terra, voi mostri marini e oceani tutti. Fuoco e grandine, neve e nebbia, vento impetuoso che esegue i suoi ordini. Monti e coli, tutti alberi fruttiferi e cedri tutti. Animali selvatici e domestici, rettili e uccelli. Re della terra e popoli tutti, principi e giudici della terra, giovani e fanciulle, vecchi e bambini. Lodino il nome del Signore perché solo il suo nome è esaltato. La sua maestà è al di sopra della terra e del cielo. Egli ha ridato forza al suo popolo, è motivo di lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, il popolo che gli sta vicino. Alleluia. Salmo 149. Alleluia. Cantate al Signore un cantico nuovo. Cantate la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Si rallegri Israele in colui che lo ha fatto, esultino i figli di Sion nel loro re. Lodino il suo nome con danze e salmeggino a lui con il tamburello e la cetra. Perché il Signore gradisce il suo popolo e adorna di salvezza gli umili. Esultino i fedeli nella gloria, cantino di gioia sui loro letti. Abbiano in bocca le lodi di Dio e una spada a due tagli in mano, per punire le nazioni e infliggere castighi ai popoli, per legare il loro re con catene e i loro nobili con ceppi di ferro, per eseguire su di loro il giudizio scritto. Questo è l'onore riservato a tutti i suoi fedeli. Alleluia. Ora, attenzione, stiamo per leggere l'ultimo salmo della parola di Dio, Salmo 150. Alleluia, lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza. Lodatelo per le sue gesta, lodatelo secondo la sua somma grandezza. Lodatelo con il suo suono della tromba, lodatelo con il salterio e la cetra, lodatelo con il timpano e le danze, lodatelo con gli strumenti a corda e con il flauto, lodatelo con cembali risonanti, lodatelo con i cembali squillanti. Ogni creatura che respira lodi il Signore. Alleluia. Padre, io ti ringrazio per la tua parola. Ti ringrazio perché abbiamo incominciato l'anno del 2022 leggendo la Sacra Scrittura. Lo abbiamo fatto durante tutto l'anno scorso e durante quest'anno noi lo faremo con tutto il cuore. Ti prego, Signore, che tu possa far aumentare e crescere la nostra fede, che tu ci possa forgiare e santificare. Possa tu, Signore, trasformare la nostra mente, perché in quest'anno, a prescindere di quello che accade o non accade, noi sappiamo che con il Signore tu ascolti la nostra preghiera. Tu trasforma, Signore, la nostra situazione e tu, Signore, ci dai un avvenire sicuro, la speranza viva e vera, perché tu sei un Dio vero e vivo. A te va la nostra gloria, la nostra adorazione, nel nome di Gesù. Amen. Che il Signore possa benedire la sua parola, che Dio possa benedire la tua vita e che noi possiamo crescere insieme leggendo la parola di Dio insieme. Nel nome di Gesù. Io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Io ti aspetto lunedì, se il Signore così vorrà. Nel frattempo, vieni ad adorare il Signore insieme alla Chiesa di Cristo, presenzialmente,
questa domenica in via Romagna 268 oppure a Rimini in via Cesare Pavese numero 8. Dio ti benedica nel nome di Gesù.